Ciao a tutti e ben ritrovati con queste dirette Spark. Allora, Spark è un'associazione, come sapete, che si occupa di innovazione. Siamo tutti appassionati dell'ecosistema startup e quindi tocchiamo dei temi che riguardano nuove idee, nuovi progetti. Abbiamo dato una mano a tante iniziative in questo periodo che riguardano il Covid, che hanno proposto delle idee per fronteggiare questa emergenza. E quindi oggi volevamo parlare di idee. Con noi ci sono alcuni che hanno proposto delle idee all'Hack4Italy. Ci sono state varie iniziative in questo periodo, come appunto Hack4Italy, Global Startup Weekend, Global Hack. Prossima settimana, cioè questo weekend, ci sarà un hackathon promosso dalla Commissione Europea. Ma oggi parleremo delle idee che sono nate appunto ad Hack4Italy lo scorso 27-29 marzo. Con noi ci sono tre progetti. Allora, facciamo una piccola presentazione all'inizio, ma poi vorrei che ci fosse tanta interazione, tante domande da parte di tutti voi che ci state ascoltando, e quindi partiamo subito. Con noi ci sono due Daniele e ci sta per aggiungere Serena. Allora, Daniele e Daniele, ciao, dovremmo, come posso dire, Ciao. ciao. Allora, partiamo dal primo Daniele. Daniela, c'è pure Serena, ecco, l'ha appena arrivata. Ciao a tutti, l'abbiamo fatta, scusate. Ciao, ciao, ciao a Ciao tutti, Serena. come andiamo? Molto bene. Bene. Allora, Daniele di Bentù, facciamo un primo giro partendo da te e ci racconti chi sei, così facciamo un primissimo giro di presentazioni. Non ci sentiamo. Daniele di Roma, faccio il pilota di aeroporto. Ah, c'è un piccolissimo ritardo. Non mi sentite? Sì. Ok, Daniele di Roma, faccio il pilota di aeroplani. Diciamo, il mio primo lavoro è quello di fare il pilota di aeroplani di linea. Poi, per passione, ho una startup innovativa che si chiama Bentu, fa turbine eoliche portatili. 39 anni, due figli, sposato. Tra l'altro ci sono i figli che gironzolano per casa, quindi se interverranno sarà un piacere far parte anche di questa diretta insieme a loro. Mentre passiamo giù, scendiamo giù, andiamo da Daniele di Uniti Possiamo. Secondo Daniele. Ok. Ciao a tutti, sono Daniele, 27 anni, diciamo, ho lavorato 4 anni nell'ambito dell'e-commerce e poi invece, diciamo, recentemente mi sono poi licenziato per lanciare invece un'attività con la mia partner e buon periodo, direte, sì, avete ragione. E naturalmente poi, diciamo, faccio parte del team Uniti Possiamo. E concludiamo con Serena. Bene, ciao a tutti, io sono Serena, ho 29 anni e full time lavoro in un'azienda farmaceutica. Il mio focus è business strategy e development, anche se attualmente sto facendo un periodo di switch, chiamiamolo, alle vendite. E nel tempo libero, oltre a fare un sacco di volontariato, mi diletto a fare progetti innovativi. Eh sì, perché parliamo proprio di questo. Gli ospiti di oggi hanno partecipato, dato ne parlavamo nel backstage, è sempre un po' più interessante certe volte di questo primo momento di presentazioni, perché pronti via si parte e si racconta la propria esperienza. Praticamente loro hanno partecipato lo scorso fine marzo appunto ad Hack4Italy e qualcuno si è reinventato perché ha già un'azienda, come raccontava Daniele Bentù, e si è un po' convertito come produzione per rispondere all'emergenza. Mentre Daniele di Uniti Possiamo e Serena di Ora Insieme si sono messi all'interno di questa edizione di Hack4Italy in proprio con un proprio progetto, quindi con una nuova soluzione per rispondere a questa emergenza. E quindi per presentare un po' quello che hanno realizzato e che stanno realizzando, vi facciamo di nuovo un giro di presentazione. Però questa volta non raccontate di voi, ma raccontate del progetto. Daniele, partiamo da te, pilota, ma anche imprenditore, come hai detto tu prima nel backstage, un po' un tuttofare. Sì, diciamo che nell'attività Bentu nasce per fare una turbina eolica portatile, quindi noi usiamo dei materiali che vengono dal windsurf,
tra cui Dacron, Monofilm, stecche di carbonio, di vetroresina. E diciamo, dall'applicazione di questi materiali alle nostre pale ci è venuta l'idea di poterle portare alla realizzazione di una visiera. Quindi, diciamo, la nostra idea nasce così, ecco. E quindi riconvertire quelli che sono materiali che avevamo in magazzino, perché ci abbiamo fatto delle turbine, per venire incontro a questa emergenza e alla possibilità di creare un visore che sia facile da cucire, veloce, io quando è iniziata questa crisi del virus, ho visto che c'erano delle visiere che si potevano stampare con la stampante 3D, che chiaramente noi abbiamo, solo che le tempistiche sono lunghissime, cioè per stampare una visiera ci vogliono più di un'ora, quasi due ore. Quindi il vantaggio che ci è venuto in mente, utilizzando la macchina da cucire, era quello di ridurre i tempi nella produzione. Ok, infatti ho visto che tra l'altro non è un'idea, tra l'altro quelle che sono qui oggi non sono idee che sono nate durante l'Hackathon e poi da un certo punto di vista l'idea è rimasta in sé un'idea, perché voi siete andati avanti. Tra l'altro ho visto recentemente che avete superato con successo i test richiesti dalla normativa, da determinate normative, quindi siete pronti per la certificazione effettiva di questa visiera? Sì, voilà. C'è un mondo, perché chiaramente non essendo il nostro, mercato, ci siamo dovuti, rimboccare le maniche e imparare a capire cosa fosse necessario, perché moltissime delle visiere che oggi troviamo sul mercato sono dispositivi, caserecci, non hanno certificazione, non hanno fatto test, quindi sono semplicemente degli schermi protettori, ma che... Di dubbia funzionalità. Noi abbiamo cercato quale fosse realmente l'iter, essendo io faccio il pilota, il mio socio è un professore universitario, quindi siamo entrambi abbastanza squadrati come individui, cerchiamo di capire qual è il regolamento, come sì, perché comunque se uno vuole fare un oggetto e metterlo in commercio, secondo me è bene capire. Beh, la cosa penso peggiore che ci possa essere è che tu vendi un oggetto per proteggerti ma che non ti protegge. Cioè, la cosa penso assurda, no? Chiaro. E quindi, abbiamo studiato la normativa, ci sono degli enti certificatori, ci sono delle aziende che fanno questi test per te, perché chiaramente sono test, per esempio, la visiera deve avere una certa trasparenza, deve avere... non deve distorcere l'immagine perché può danneggiare l'occhio, e deve essere capace di resistere a un impatto di una pallina a una certa velocità, e ovviamente deve essere in grado di resistere a degli schizzi, quindi praticamente la montano su un manichino, su una testa che viene inclinata a 45 gradi in basso in avanti e poi fatta ruotare a 90 gradi, quindi noi abbiamo imparato queste cose e abbiamo dovuto modificare il prototipo iniziale, tant'è vero che i costi di produzione sono aumentati. Però siamo riusciti a portare a termine i test con successo. Adesso abbiamo inviato tutto all'INAIL. Adesso, in teoria, ci sono due strade. Una potrebbe essere la certificazione CE, normale, che può essere intrapresa. Cioè, ovvero, noi abbiamo tutte le carte per poterla certificare CE. Però, che in teoria lo Stato in questo momento propone un rito abbreviato. Quindi per ovviare alle marcature CE si può mandare tutto all'INAIL e l'INAIL praticamente approva la vendita di questo oggetto come DPI solo in deroga perché c'è questa emergenza. Chiaro. Allora, praticamente di quello di cui si sta occupando Daniele Conventù è salvare le vite, che era una delle track appunto di Hack4Italy, perché questa visiera è qualcosa che in questo momento come dispositivo medico sta mancando. E quindi Daniele ha deciso di reinventarsi con questa visiera e sta entrando in un settore chiaramente non suo e sta incontrando tutte queste piccole cose che chiaramente le scopri solamente quando entri nel vivo. Allora la domanda è, visto che l'altro Daniele di Uniti Possiamo ha deciso invece di far ripartire da un certo punto di vista l'economia con una soluzione che aiuta invece chi sta soffrendo a livello economico come
le aziende che stanno coinvolgendo, e vi chiedo cosa state scoprendo in questo momento e qual è, insomma, la soluzione che state proponendo alle aziende. Certamente. Allora, come accennavi proprio tu, diciamo, Uniti Possiamo è un'attività, diciamo, un'iniziativa che nasce durante l'Hackathon. Si tratta di un'organizzazione no profit che si occupa sostanzialmente di aggregare tutte le iniziative nate sul territorio per poi aiutare quelle che sono le piccole e medie imprese durante la crisi del Covid. La nostra idea era proprio quella di creare sostanzialmente una piattaforma dove, appunto, che fosse un unico punto di accesso per chi voleva aiutare e per chi volesse, diciamo, farsi aiutare. Aiutando sostanzialmente i primi ad avere visibilità su quelle che sono le diverse piattaforme su cui potenzialmente possono investire, e invece i secondi a trovare quella piattaforma in cui potersi iscrivere attraverso cui poi, non so, poter magari dare o vendere dei coupon, piuttosto che fare del delivery a casa e così via. L'idea, diciamo, l'impatto nasce proprio dal fatto che, insomma, una stima di quelli che sono potenzialmente, diciamo, gli esercenti che potrebbero perdere attività al lavoro in questa crisi sono più di 500.000, si tratta di 600-700.000 esercenti, e l'idea è proprio quella che la piattaforma, naturalmente, insomma, datogli la giusta visibilità e, come dire, la giusta attività, possa avere appunto un potenziale di raggiungere circa 4.500.000 di utenti, che se consideriamo appunto una spesa media, non so, di 20 euro, si tratta circa di 100 milioni che possono andare, 100 milioni di euro che possono andare poi verso negozi e commercianti che al momento sono in difficoltà. Certo. Naturalmente è un progetto ambizioso, e insomma, però ci lavoriamo con passione, siamo un team molto numeroso. Abbiamo un sacco di ragazzi in gamba che appunto fanno i developer, abbiamo un team di comunicazione stratosferico. Al momento, diciamo, durante l'hackathon eravamo circa una quindicina di persone, a tratti credo siamo stati anche 20, però poi in realtà adesso, diciamo, siamo un po' più concentrati, circa una 12-13 persone. Quindi 12-13 persone, ma si sono conosciute più o meno tutte all'hackathon? In realtà, diciamo, ci sono anche molte persone che si sono aggiunte dopo. Dopo l'hackathon, diciamo, anche dopo un po' il successo riscosso con l'idea, l'entusiasmo che, insomma, avevamo portato, naturalmente, insomma, l'abbiamo spammato un po' su tutti i social e abbiamo trovato che ci sono in realtà poi tantissime persone che magari, non so, non erano venute a conoscenza dell'hackathon oppure per altre, appunto, situazioni, però super volenterose di aiutare, super volenterose di mettersi, diciamo, a disposizione per la causa. E naturalmente noi non possiamo essere che felici, voglio dire, siamo qui alla fine tutti per un fine comune, quindi più siamo meglio è. Oltretutto poi, naturalmente, è un progetto dove al momento diciamo, ognuno di noi riesce comunque a dedicarci solamente una parte del proprio tempo, quindi il fatto di essere più persone, cioè, naturalmente, come dire, aumenta un po' l'impatto che possiamo dare alla causa, e quindi siamo sempre in cerca, diciamo, di ragazzi, gente volenterosa che ha voglia di mettersi a disposizione con peculiarità, skill diverse. Quindi, nel caso qualcuno fosse interessato e stesse guardando la diretta, ragazzi, scriveteci nel caso siete interessati. Unitipossiamo.it, così magari hanno anche. Ah, sì, quello è il sito. Unitipossiamo.it per raggiungere Daniele e gli altri ragazzi. Ci sono tanti ragazzi volenterosi che stanno appunto supportando Uniti Possiamo, ma ci sono anche tanti ragazzi volenterosi che Serena sta cercando. Serena, ora insieme un altro progetto, se Uniti Possiamo aveva la track riguardante il business e quindi le realtà economiche, voi invece vi volevate occupare, come vi state occupando, delle realtà invece di inclusione sociale, quindi raccogliere un po' di feedback su qualcosa che può essere utile per quelle persone un po' distanti socialmente e che magari sono tagliate fuori, mi riferisco magari agli anziani, e trovare una soluzione che poteva supportare magari a livello generazionale uno scambio. Quindi cosa è successo, Serena? Esattamente, proprio così. È successo che appunto durante l'Hack for Italy, proprio durante la prima sera, abbiamo un po' evidenziato quelli che erano soprattutto appunto le necessità, no? Quindi siamo partiti come sempre dal bisogno, tra l'altro anche da quella che è un po' un'esperienza personale,
Perché io da tanti anni sono volontaria di Croce Rossa Italiana, però non sempre con il lavoro che appunto faccio riesco magari a dedicare tutto il tempo che voglio e che vorrei a delle attività di volontariato, e quindi magari tanta volontà di farlo, ma non sempre insomma il tempo, la modalità per poterlo fare. E partendo poi da un'altra informazione molto importante, connessa anche con alcuni membri del team, che ci sono in Italia più di 7 milioni e mezzo di persone over 65 che vivono da sole, e che in un momento di quarantena e isolamento come questo, ovviamente è una situazione che è maggiormente così estremizzata, no? E quindi connettere un po' il bisogno di chi è isolato ed è anche la popolazione in questo momento più a rischio, con chi magari ha una grande voglia di fare qualcosa, lasciare la propria impronta, e connettere un po' questi due mondi che a volte per vario motivo magari ci dimentichiamo anche dell'importanza del patrimonio che ci può essere in questo scambio, no? E la cosa alla fine più preziosa che possiamo donare è il tempo. E quindi per noi Ora Insieme nasce proprio questo desiderio di connessione e di condivisione del tempo, e che è un sistema che tra l'altro poi viene alimentato da un terzo player, che sono gli sponsor, quindi le aziende, che in questo momento hanno un ulteriore bisogno, che è quello proprio di mostrare in maniera concreta e fattuale quello che è il loro contributo alla comunità, e quindi incentivare anche le persone a donare il proprio tempo, che in un momento in cui anche sono tante persone giovani che magari hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione, ovviamente anche un tipo di incentivo anche moralmente così positivo. E, tra l'altro, una cosa interessante, scusa un po', però vedo che tra l'altro il quadro dietro di te mi ricorda, manca una pallina, però ricorda molto il nostro logo, quindi è una cosa veramente no. Esatto, proprio quello. Anche un po' di Mastercard. Oggi hanno scambiato la bandiera del Giappone, quindi devo cambiare postazione dove... No, è perfetta per noi. No, comunque, battute a parte, scusami. E nulla, non so se era... Abbiamo finito il giro, diciamo, il primo giro. Adesso passiamo alle altre domande, così entriamo un po' più nel dettaglio, ma raccontiamo anche chi c'è dietro questi progetti e raccontiamo come sono nati questi progetti. Vi invito a fare sempre le domande e poi magari ci confrontiamo, perché magari ci sono alcune domande che qualcuno vuole porvi. Daniele, partendo da te, che poi so che prendi fra 10 minuti i tuoi impegni da super pilota e da papà ti richiamano all'ordine. Volevo condividere con te appunto l'esperienza di Hack for Italy, nel senso come vi siete trovati, visto che era la prima volta, e poi ti do anche lo spazio, magari visto che poi ci saluti, di chiamare una call to action anche per te, cioè effettivamente a che punto siete arrivati e qual è il prossimo step e che cosa state cercando, magari c'è qualcosa che potete chiedere al pubblico. Ok, sì, riguardo l'Hack for Italy, diciamo che l'esperienza è stata stupenda, perché diciamo è stato un po' difficile iscriverci, come ti dicevo prima, in backstage, perché praticamente abbiamo avuto delle difficoltà tecniche e anche all'inizio puoi svelare a che ora ti sei iscritto e quanto tempo ci hai messo per iscriverti al tuo primo hackathon? Sì, praticamente l'ho visto la sera alle 7, poi ho provato non riuscendoci, alla sera, diciamo di notte, mi sono svegliato per andare a fare la pipì e ho visto che non ero iscritto, quindi sono stato tipo un'ora a provare, e poi alla fine Anna mi ha scritto: Dani, guarda, c'è tempo fino a domani alle 9, quindi alla fine, insomma, la mattina dopo sono riuscito a iscrivermi e a far entrare anche il nostro ingegnere Leonardo. Il nostro team era di 2 persone, poi si sono aggiunti dei mentor fantastici, Noemi e Andrea, che ringrazio infinitamente, perché sono stati delle persone incredibili, una competenza mai vista in vita mia, anche perché avendo da poco aperto startup interagisco con delle persone che, insomma,
vogliono aiutare, però devo dire che la competenza che ho visto all'Hack for Italy era veramente tanto alta, dei mentor intendo, e quindi chiaramente ci hanno portato a sviluppare tutto quello che, cioè io sono un praticone, sono capace a creare un oggetto da un'idea, però diciamo tutta la parte economica e l'aspetto marketing, e, insomma tutta un'altra serie di aspetti, loro ci hanno aiutato tantissimo. E quindi Dani, qua siamo arrivati praticamente a un punto che è quello della commercializzazione o no? Sì. Allora, in realtà noi, avendo già i materiali, noi adesso possiamo produrre circa 700 visiere. Okay. E poi è una cosa incredibile, cioè trovare i materiali in questo momento con diciamo, il lockdown, una delle cose più difficili è stata al telefono, cercando di trovare i materiali ovunque. È la parte più difficile, ti assicuro, di riuscire a dare questo prodotto, no? E quindi, diciamo, il nostro obiettivo è quello sicuramente di venderle, però noi le vogliamo vendere con diciamo, l'ok dell'INAIL. In questa maniera può essere, diciamo, può essere un DPI categoria 2. È chiaro che nel frattempo ce le hanno chieste e alcuni le stiamo vendendo, ovviamente dicendo che hanno superato i test, ma che non è un DPI finché non abbiamo l'ok dell'INAIL. Ok, quindi siete pronti praticamente a commercializzare, e se c'è qualcosa che vuoi chiedere come call to action finale? Ma sicuramente, diciamo, nel momento in cui noi non abbiamo fatto ancora un'operazione di marketing vero e proprio, perché ci siamo andati un po' con i piedi di piombo, nel senso che vogliamo avere le carte in regola prima di pubblicizzare un prodotto, non vogliamo deludere le persone. Però sicuramente qualora, diciamo, quando avremo questo benedetto, diciamo, ok dall'INAIL, sicuramente vi chiederemo aiuto per diffondere la nostra idea. Noi come diciamo, società, nel momento in cui produciamo questo oggetto, lo possiamo inserire in altre produzioni. Diciamo che Bentu può diciamo, dare le carte a un'altra società che già lavora nel tessile per produrre le visiere Bentu, chiaramente dando le certificazioni che richiedono, quindi dando la possibilità ad altre aziende di produrre dei DPI. Chiaramente devono essere marcati Bentu e noi dobbiamo diciamo, supervisionare la catena di montaggio e tutto quanto, però questo secondo me potrebbe essere un bel traguardo da raggiungere, insomma, farlo arrivare a livello regionale, no? Magari comunque diciamo, aziende che lavorano nel tessile ci sono un po' in tutta Italia. Dani, allora qua siamo arrivati praticamente per te alla capolinea, visto che sono le 8, eravamo rimasti d'accordo che entro le 8 tornavi ai tuoi impegni da papà. Però visto che hai esaltato un po' il Hack for Italy, proprio perché ti ha permesso di trovare delle persone in gamba e trovare l'energia giusta, e più che altro, secondo me, c'è da ringraziare tutti voi, e lo faremo anche dopo, l'energia che avete messo in quell'occasione e che state mettendo ancora oggi, ci ha raggiunto a sorpresa il mitico Sasha. Ciao Sasha! Ciao ragazzi! Ciao Sasha! Chiaramente siamo preso a mille impegni in questo momento, siamo riusciti a raggiungerlo e ad averlo con noi per alcuni minuti, quindi facciamo un passaggio di testimone tra Daniele e Sasha. Esce Daniele, entra Sasha e con lui chiaramente i ringraziamenti reciproci. Grazie mille a tutti quanti, grazie a Hack for Italy per la possibilità incredibile che ci avete dato. Siamo veramente grati anche del supporto che continuate a darci, ci fa sentire, insomma, aiutati sempre, quindi veramente siete dei grandi, grazie mille. Ciao Daniele! Buonasera a tutti, ciao ragazzi, ciao. Grazie mille, ciao. Allora, il mitico Daniele ci ha raccontato un po' la sua esperienza, adesso tocca all'altro Daniele e a Serena, ma nel frattempo Sasha, ti vediamo sudato nonostante praticamente sei a casa.
perché mi spero che c'è Serena, erano collegati con Global Hack, l'altro hackathon, perché Hack for Italy ha fatto parte un po', ha fatto da precursore anche in Italia, no, di questi tipi di hack, ma in realtà la settimana dopo, era la settimana dopo se non sbaglio, no? È stato fatto Global Hack, che era raggiunto due settimane dopo, che ha raggiunto una dimensione globale per tutti quegli hackathon che erano stati realizzati in giro per l'Europa e per il mondo. E nel frattempo c'erano dei collegamenti tipo questo in cui raccontavano le idee, come stavano andando avanti, e quindi c'era Serena e Sasha che rappresentava Hack for Italy. E quindi Sasha, come va? Allora, i progetti, alcuni sono morti, alcuni stanno andando avanti. Morti per ragione che alcuni hanno partecipato solo per vedere com'è, altri per come succede, hanno provato, non c'è qualche dubbio se procedere, però tutti altri stanno andando avanti. Per questo i progetti Serena, Daniele, anche Daniele è andato via, anche ci sono altri progetti di VoiceMed, sono molto contento che stanno cercando di portare avanti queste iniziative, perché è molto difficile quando non ci sono i finanziamenti, magari non c'è proprio il riscontro subito, e perfetto di avere un audience di 1500 persone che ha seguito in hackathon o più tardi, però adesso anche grazie a questa opportunità di Francesco di Spark, che più persone conoscono i progetti, più conoscono le persone, le loro storie, che facendo queste cose è per fare un bene per tutti, perché i business model che ci sono non sempre sono, diciamo, perfetti, però c'è un'altra cosa, impatto. Per questo ci sono anche i fondi di investimenti legati a questa cosa. Adesso speriamo che con tutti i follow up che succedono, che non ci sono 10, ci sono uno a settimana, speriamo che le cose andranno più veloce. Per raccontare quindi l'esperienza nel concreto di Daniele e Serena, anche di queste esperienze acatoniane, Serena, mi dicevi che è stata la tua prima esperienza. No, in realtà è stata la seconda esperienza, tra l'altro, no, è stato, vabbè, ma io la racconto perché è una cosa abbastanza peculiare. È stato esattamente 3 anni di distanza dal primo hackathon a cui ho partecipato, in cui io e Luca, che è l'altra persona con cui ci siamo iscritti all'hackathon, abbiamo partecipato e vinto. Quindi è stata veramente una casualità abbastanza unica. E 3 anni dopo, tra l'altro mi connetto a quello che stava dicendo l'altro Daniele, perché anche noi l'abbiamo scoperto tardi, e quindi neanche io riuscivo a iscrivermi la prima sera dell'hackathon, e quindi ho chiamato Sasha e gli ho detto aiuto, e quindi ci siamo riusciti a iscrivere, quindi siamo partiti come due persone, quindi io e Luca, e poi anche noi durante l'hackathon abbiamo trovato le altre persone, insomma. Quindi per me è stata la seconda esperienza di hackathon. Quindi a 3 anni di distanza, fra 3 anni speriamo che non ci sia un'altra esperienza di questo tipo, però sappiamo. Esatto, speriamo di no. Però se dobbiamo mettere un chip su qualcuno, sappiamo che Serena e Luca fra 3 anni dobbiamo vincere una squadra. Daniele, invece, che esperienza era la tua? La prima, la seconda? No, esperienza super particolare. È stata la mia prima, onestamente, quindi non avevo mai partecipato a un hackathon. È stato entusiasmante, cioè, passatemi il termine, è stata una figata. Diciamo, io non, come dire, non sono entrato con la mia idea, ma appunto, diciamo, ero inizialmente avevo un'idea, come dire, non sapevo quanto avrei potuto effettivamente, diciamo, partecipare, ero un po' incasinato con un progetto personale, quindi inizialmente mi ha raggiunto come mentor, poi in realtà mi sono appassionato tantissimo a questa idea, che insomma, appunto, diciamo, c'era un team di questi ragazzi, di Jonah, che cercava effettivamente, come dire, persone che sposassero un po' la loro idea, avevano più o meno chiaro quello che volevano fare. Allora mi piaceva molto l'idea, mi sono aggiunto, allora poi abbiamo iniziato a lavorare insieme. È stato molto particolare, nel senso che poi l'idea ha cambiato radicalmente nel corso dell'hackathon, nel senso che inizialmente il piano era proprio quello, diciamo, di mettere in piedi una piattaforma dove sostanzialmente potessimo vendere coupon del genere pago oggi, usufruisco del servizio domani. Poi però, come si fa un po' nell'approccio lean startup, abbiamo studiato un pochino qual era la competition e abbiamo visto che in realtà, diciamo, piattaforme del genere presenti sul mercato c'erano già tantissime,
e soprattutto anche l'hackathon ce n'erano tante. Quindi in realtà abbiamo anche pensato che forse l'ennesima piattaforma di quel genere lì, come dire, non avrebbe potuto portare l'impatto che speravamo di portare. E quindi niente, ci siamo insomma, seduti virtualmente uno davanti all'altro e abbiamo detto, ok, ma che tipo di approccio possiamo adottare? Allora lì naturalmente poi abbiamo fatto un brainstorming e quello che è uscito è un po' l'idea, ma perché invece non diamo già visibilità a come dire, le piattaforme che già sono presenti sul territorio, no? Ci poniamo letteralmente come canale di amplificatore di quello che è effettivamente, diciamo, il messaggio e l'impatto che queste piattaforme possono portare. E quindi da qui poi è nata l'idea di aggregatori di iniziative sul territorio. Esatto, quindi l'ho scritto bene qua, giusto? Esatto, alla grande. E proprio per questo motivo, siccome avete già anche il sito, è un'attività non profit, ma siete tanti, chiaramente adesso tanti si stanno chiedendo come farete a poco a gestirvi e come farete a poco a generare sempre più impatto, cioè in questo momento state cercando che cosa? State cercando nuove piattaforme, state cercando partner, state cercando di avvicinare, certo, il tema? Ma guarda, naturalmente come sottolinei è una sfida, nel senso che ad oggi siamo riusciti ad aggregare 22 piattaforme, circa 7500 esercenti. Il tema che naturalmente, come dire, questo tipo di attività è super time consuming, sia lato, come dire, abbiamo un team di developer che appunto si sta occupando appunto di sostanzialmente andare a scripare quelle che sono appunto le piattaforme e le iniziative sostanzialmente e poi andarle ad aggiungere al nostro sito, quindi sicuramente ci serve della forza lavoro da quel lato lì, quindi diciamo prettamente legata allo sviluppo della piattaforma, ci serve forza lavoro legata alla comunicazione, nel senso che di nuovo abbiamo questo team di comunicazione che sta lavorando tantissimo per aumentare la visibilità del sito, appunto diciamo creare user engagement attraverso quelli che sono i nostri canali social, quindi nel senso stiamo contattando influencer per tentare anche qui di sostanzialmente far crescere un po' la nostra visibilità attraverso l'associazione, stiamo cercando dei partner commerciali, adesso siamo appena riusciti diciamo a chiudere un accordo con Abimbe e quindi legarci a loro sostanzialmente, come dire, saranno nostri partner o saremo partner insieme per quanto riguarda la loro attività di salva il tuo bar, credo che si chiami così, quindi cercheremo appunto di lavorare insieme per questo obiettivo comune. L'altro lato, naturalmente, cerchiamo anche una sponsorship, nel senso che, come sottolineavi tu, in questo momento qua, anche per sostanzialmente andare a aumentare un po' quella che è la nostra visibilità e di conseguenza l'impatto che possiamo portare, sicuramente questa è un'altra cosa che stiamo ricercando. Tanto mi è fatto venire in mente una cosa che la porto, magari non so se può essere utile per alcuni esercenti che stanno cercando di reinventarsi. C'è un amico, insomma, di Messina che ha creato un piccolo sottovuoto, un piccolo cocktail in sottovuoto e lo spedisce, lo porta a casa dei suoi clienti. Ed è carino, oggettivamente se uno è bravo a fare i cocktail gli arriva praticamente su come si estrae, si mette il ghiaccio e lo puoi bere. Però salva il bar, mi è fatto venire in mente come si possono salvare il bar anche a distanza. Iniziativa, esatto. sì. Mentre ci sono anche altre persone, oltre chiaramente coloro che chiaramente hanno esigenze economiche come i bar, ma ci sono persone che sono un po' lontane. Ora insieme, quindi, l'ho messo qua, è una piattaforma per connettere persone che necessitano aiuto con persone che possono aiutare. Però, Serena, effettivamente nella vostra piattaforma, dacci un esempio, qualcosa che state immaginando di costruire, come se fosse magari la nonna che non possiamo più raggiungere, che ha bisogno di un confronto, ha bisogno di digitalizzarsi, non lo so, cosa hai in mente, cosa avete in mente? Allora, gli esempi sono tantissimi, diciamo che partiamo dalla parte base, le possibilità sono di due tipi quando saremo a regime pieno, cioè parliamo di attività di tipo di commissione e quindi per esempio veramente un task pratico, cioè andare a fare la spesa piuttosto che portare fuori il cane, piuttosto che andare a portare fuori la spazzatura, piuttosto che andare a ritirare le medicine
gira, e quindi è molto collegato a quella che è anche la dimensione territoriale, no? Quindi la geolocalizzazione, la dimensione del quartiere che stiamo riscoprendo. E questo è un tipo di task. Ovviamente per poter fare ciò in maniera capillare bisogna anche avere una rete e una connessione di volontari tale da poter essere sufficientemente diffusi sul territorio. Quindi ovviamente non è la parte iniziale dell'attività, pensiamo di aggiungerla in un secondo momento. L'altra parte di possibilità di task che è possibile richiedere nella piattaforma sono le cosiddette esperienze, no? Le esperienze sono proprio tutte quel tipo di attività che ci possiamo immaginare che non richiedono uno spostamento fisico, geografico in questo momento, ma che veramente richiedono soltanto del tempo e che possono essere svolti anche via telefono. Facciamo un esempio, ci può essere l'anziano che magari ha voglia soltanto di chiacchierare, oppure ci può essere l'anziano che magari è stato un agricoltore, io voglio coltivare i pomodori sul balcone ma non so come fare, chiamo l'anziano che mi avvia questo processo, piuttosto che io sono una pessima cuoca, quindi magari condividendo soltanto del tempo potrei imparare magari a fare qualche ricetta basic, per esempio. Quindi veramente gli esempi ce ne sono tantissimi, così come per esempio io potrei insegnare a una persona più giovane, insegnare a usare anche la tecnologia, quindi banalmente fare una videochiamata con figli, nipoti, parenti che in questo momento sono geograficamente distanti, piuttosto che leggere dei libri o discutere sulle news, magari appunto abbiamo canali anche di come aggiornarci sulle novità diverse, no? Magari prevalentemente i giovani lo fanno molto sui social, gli anziani lo fanno molto più su canali tra virgolette tradizionali, quindi anche confrontarsi su come queste informazioni vengono percepite è un qualcosa di interessante che può creare del valore. E in generale quello che veramente crediamo è che la condivisione del tempo genera valore semplicemente da quello che veramente ciascuna persona può contribuire, che siano delle skills specifiche, quindi magari veramente fare il giardinaggio sul balcone, ma anche semplicemente condividere l'esperienza, no? Che quel bagaglio poi di valore, di così prezioso che ognuno di noi ha e che non sempre viene forse ottimizzato e messo poi a servizio a beneficio della comunità. A beneficio della comunità sicuramente ci sono tanti progetti come il vostro e come quello di Unity Possiamo e anche quello di Bentù, ma tanti anche altri progetti e iniziative che in realtà permettono a progetti come i vostri di venire fuori. E quindi torniamo da Sasha che sta praticamente, Sasha è un amico e in questo momento secondo me ha un sosia, nel senso che sono in due che stanno lavorando a più cose contemporaneamente, altrimenti non si spiega come faccia a fare tutto quello che sta facendo in questo momento. C'è il team. Sono altre persone, non pensate che sono, cioè Hack for Italy o Global Hack o adesso in Unione Europea, l'Hackathon Pan Europeo, come in qualsiasi startup, in qualsiasi progetto. Anche ho parlato un po' prima, se avete le persone di livello A, tutto funziona. Cioè, perché, ad esempio, in Global Hack c'erano tre time zone, c'era Australia, Europa e America. E certamente nel nostro team non c'erano le persone che vivevano in America o in Asia, in Australia. Qualcuno si svegliava alle 3 di notte per fare il checkpoint, per fare il confronto con il team, con i mentor a quell'ora, e altri andavano a letto tipo alle 6 di mattina per svegliarsi dopo. Per questo, diciamo, in qualsiasi attività, anche in attività di Spark, ci sono tante persone che stanno aiutando. Sei mute, Sasha. Ecco. È entrato. Ogni tanto la dire anche a me, tranquillo. Diciamo che tutto tanto dipende dal team. Sono molto contento, grato al loro aiuto, a quello che fanno.
E quindi facciamo un'anteprima di quello che succederà, perché praticamente adesso c'è questo prossimo hackathon, è quello europeo, questo weekend. Che cosa succederà a quest'altro hackathon europeo? Così magari se c'è qualcun altro che sta ascoltando, che ha delle idee e vuole metterle alla prova e ha un hackathon a disposizione, sappiate che c'è questo hackathon paneuropeo prossimo weekend. Sasha, cosa ci racconti su questo hackathon? Diciamo ci sono 5 grandi gruppi di challenge. C'è sempre health, business, education, altre due, scusate, non mi ricordo. In questi pilastri ci sono piccole cose che potrebbe essere solo tipo ricerca, potrebbe essere efficient teamwork. Le persone cosa possono trovare dentro? Possono trovare le persone di tutta Europa, Unione Europea e anche altri paesi come Israele, come i paesi slavi, e anche ci sono i partecipanti dall'America. Trovano i mentor, le persone che danno il loro tempo per aiutare le persone. Se la persona è da sola, può candidarsi come solo participant. Propone a riunirsi ad un team che già esiste o un team che va a partecipare ad Hackathon, però sta cercando altre persone. Loro entrano in un canale, in un workspace Slack, iniziano a collaborare. E anche tutte le persone che stanno guardando adesso, se non vogliono partecipare, però vorrebbero vedere quali idee sono state proposte, sempre possono andare su un sito dedicato a questa cosa, su DevPost. L'informazione su questo hackathon potete trovare su eu.vs.virus.com.org. Cosa succede? Succede, ragazzi, che incontrate altre persone che non potevate mai incontrare nella vostra, adesso, nella vostra situazione. Le persone che lavorano o per aziende o come liberi professionisti. Anche se la vostra idea non funzionerà alla fine, perché ci sono, per adesso ci sono 13.000 partecipanti. Conoscete le persone, stare a casa da soli o con altre persone già da... Non ci sentiamo più, è rientrato il mute. Il concetto di garage dove nascono, dove sono nate tutte grandi aziende, è cambiato il concetto di stanza. Per questo voi siete, diciamo, al fare o quelli che portano avanti innovazione per bene per tutti. È vero, il concetto di garage, adesso è diventato, si è trasformato in digitale, quindi ci ritroviamo in tanti piccoli garage, però molto più connessi, molto più vicini. Quindi effettivamente c'è qualche cosa che ci può avvicinare ancora di più e magari questi progetti lo sono. Sasha, tu devi andare via, live, domanda live, perfetto, quindi... fai un ultimo saluto con un'ultima domanda che poi giro anche a Daniele e Serena. Che cosa hai imparato in queste settimane? Che non c'è il limite. Vabbè, sei sicuro? No. Prima abbiamo parlato in Global Hack con la ragazza che si occupava di PR per Global Hack. Lei ha raccontato la storia, che uno dei mentor ha detto: prima di dove volete ricevere come si chiama, dove volete avere articoli su questa Global Hack, cosa facciamo? Immaginate tutte testate che volete raggiungere. Loro hanno immaginato CNN, Voice of America, 20 testate. Alla fine non sono riusciti solo con una, 19 sono riusciti, cioè anche immaginare prima di fare tutte le cose aiuta. Immaginare quello che succede, che dovrà succedere. Sì, che vorreste avere. Grazie Sasha, grazie per questo contributo. Grazie. Ti saluteremo alla fine di questa diretta, ma ti lasciamo, visto che tra un giorno, domani, a che ora inizia domani l'hackathon? Alle 5 sarà l'apertura, tutti che vogliono partecipare fino alle 9 di sera possono ancora applicare con i loro progetti.
Perfetto, quindi applicate, ci vediamo domani in diretta alle 17. Ciao Sasha! Grazie, ciao. No, torniamo a noi, facciamo il giro. È importante un po' capire anche quello che ci stiamo lasciando dietro. Personalmente sono 8 settimane, quasi 9, insomma, che sono chiuso in casa, come me e tantissimi altri, come voi. Io sono a Milano, Serena, tu sei a Firenze, giusto? Firenze. Daniele, tu? In Francia, a Fontainebleau, al momento. Interessante. Cosa state imparando? Cosa avete imparato in questi giorni? Partiamo proprio da Daniele. Partiamo da me. No, allora diciamo, le cose imparate sono sicuramente molte. E, direi sicuramente, diciamo, se devo scendere a 2, la prima si tratta proprio, diciamo, di come dire, diverse persone messe in una stanza virtuale, in questo caso, a lavorare sostanzialmente per un fine comune nel momento in cui appunto diciamo hanno l'infrastruttura e la logistica per farlo, quindi grazie Zoom e grazie, come dire, Hack for Italy per Slack e diciamo tutti i canali interattivi e appunto hanno la motivazione, la voglia di farlo, possono veramente, come dire, cambiare le cose e farlo anche in maniera piuttosto veloce. Banalmente, nel senso, noi appunto un gruppo di 20 persone, quindi comunque se si pensa a 20 persone anche piuttosto difficile, no? Metterle tutte d'accordo, come dire, farle lavorare in maniera organizzata. E invece, come dire, tutte molto focus su quello che era il nostro obiettivo, quindi effettivamente uscire dall'hackathon con un prodotto, naturalmente non fatto e finito, però come dire, un MVP, chiamiamolo, e il potenziale di poter creare un impatto davvero, e ci siamo riusciti. E insomma, fino alla mattina eravamo ancora molto indecisi su quello che insomma avremmo voluto fare. E poi sicuramente l'altro aspetto riguarda insomma l'aiutare, come dire, uno lo sa, no? Te lo insegnano fin da piccolo che aiutare è sempre bello anche nei momenti come dire, diciamo, meno in crisi. Alla fine, come dire, come quando fai un regalo, no? Alla fine, cioè, se fai il regalo ti senti sempre, e magari quello che lo riceve non se lo aspetta, ti senti sempre super furbo, super bene, ancora più di quando lo ricevi, che magari, non so, ti senti anche in colpa. E insomma, nei momenti invece di crisi è ancora più importante. Quindi cambiare il mondo dal divano si può, la tecnologia ce lo sta dimostrando, e si può anche aiutare dal divano, paradossalmente. Serena, sì. Tu cosa hai imparato? Cosa stai imparando? Vabbè, anche per me ovviamente la lista in questo momento è abbastanza lunga, un sacco di cose, però se devo un po' concentrare e prioritizzare quello che mi viene in mente, la prima è sicuramente quanto sono rimasta impressionata da quanta gente veramente vuole dare il proprio contributo, mettendo a disposizione quello che ha, cioè dalle proprie skills, alla propria esperienza, al proprio tempo, veramente anche soltanto basti pensare ad Hack for Italy, cioè ha generato un movimento pazzesco, e quindi veramente una speranza e anche un qualcosa di positivo verso la così umanità, diciamo, e non soltanto secondo me in questo momento, ma è un qualcosa che va veramente oltre questo periodo di crisi. Secondo me è un qualcosa che questo periodo ci sta insegnando, cioè che alla fine come usiamo il nostro tempo fa molto. A me c'è una frase che piace molto e che mi risuona molto in questo periodo, che non è quello che ti succede che fa la differenza, ma come reagisci a quello che ti succede che fa la differenza, no? E questo mi risuona molto in queste settimane, secondo me è la dimostrazione anche di tutti questi eventi che stiamo vedendo, quindi la forita di tutti questi eventi, questa serata, quello della prossima settimana, il bootcamp che c'è stato, sono proprio un po' una testimonianza di questo. Ci stiamo riscoprendo forse proprio un po' più gentili, e quindi mi piaceva concludere proprio con le parole che Gabriele Bellocchi, vicepresidente di Croce Rossa Italiana, tra l'altro non sapevo che anche tu facevi parte di questa organizzazione, ci aveva riservato all'inizio di Hack for Italy e poi anche al bootcamp sabato scorso, proprio in previsione dell'hackathon europeo che si terrà da domani in poi. E
il tempo della gentilezza è questo tempo che magari stiamo riscoprendo a servizio anche degli altri in momenti più di difficoltà, e ci stiamo riscoprendo un po' più tutti un po' più fragili, ma soprattutto ci rendiamo conto di chi è davvero fragile, quindi chi forse ha davvero bisogno. E voi come vi sentite? Diversi? Questa è la mia domanda. Cioè, alla luce di tutte queste settimane, vi sentite un po' più gentili rispetto agli altri? Cioè, rispetto alla normalità che ci contraddistingueva le giornate, rispetto a questa situazione in cui viviamo adesso, vi sentite un po' più gentili o è secondo voi qualcosa che è insito nell'animo umano in questi momenti e quindi è naturale che tutti ci sentiamo un po' più gentili? Vorrei il vostro pensiero anche sulla gentilezza e come la state vivendo. Daniele. Ma allora no, io penso sicuramente che, come dire, diciamo, essere tutti in questo momento di estrema difficoltà ti porti effettivamente, diciamo, a, come dire, a fare dei ragionamenti o comunque a farti delle domande che tutto sommato, se sei in un periodo tendenzialmente, chiamiamolo normale, magari non hai tempo né voglia di porti. Quindi sicuramente mi aspetto che, come dire, questa sorta di esame di coscienza indotto collettivo, spero e credo che porterà sicuramente, come dire, un po' l'essere umano a essere un po' più gentile con se stesso e con quello che lo circonda. Spero, diciamo. E questo è un po'. Serena? Ma io sono abbastanza d'accordo, nel senso che è normale che in queste situazioni un po' più estreme sia un po' un movimento, propensione che viene naturale, però io sarà che sono un po' ottimista di natura, però credo che ci sia anche un insegnamento, no, da questo periodo, e lo vedo su di me, sulla mia pelle, no? Nel senso che io ho sempre fatto tanto volontariato, perché tra l'altro oltre alla Croce Rossa sono in altre associazioni, quindi ci credo ed è un qualcosa che veramente è un valore per me importante, però è anche vero che anche per chi è abituato a fare volontariato si può essere travolti anche da quella che è un po' la frenesia e tutta la macchina che spesso nei tempi pre-Covid, almeno personalmente, mi travolgeva e credo ci travolgesse un po' tutti. E quindi forse riassaporarne veramente il valore e ridare un peso alle cose, forse per me è quello che, al di là di sentirsi più gentili o meno, è quello che mi sta personalmente insegnando, proprio attribuire poi il giusto valore e ricordarselo. E devo dire che mentre voi parlavate mi viene in mente, dalle tue parole Serena, il fatto che ci sono tante associazioni che si stanno muovendo, voi ne rappresentate l'esempio, perché Uniti Possiamo e Ora Insieme sono due progetti no profit che sono nati proprio per rispondere a questa emergenza. E ce ne sono tanti altri che magari non conosciamo, che si sono subito messi all'opera, e ci sono tante storie, appunto di quelli della Croce Rossa che abbiamo voluto raccontare sabato al bootcamp, che sono proprio sul campo e che stanno in tutti i modi rispondendo all'emergenza. E quindi ci sono anche altre come organizzazioni come Hack for Italy, che volevo ringraziare, che ha permesso, insomma, a voi di connettervi nel vostro team e di darvi anche una possibilità di crescere a livello imprenditoriale con delle metodologie che citavi tu, Daniele, che vi hanno permesso di fare anche delle modifiche e di capire esattamente che la vostra idea poteva migliorare. E quindi, come ultimo saluto, volevo ringraziare tutti i ragazzi di Hack for Italy, tutti gli sponsor che hanno dato vita al progetto. Voglio ringraziare chiaramente Anna, Anastasia, Pierluigi, Di Step, Massimiliano, BioEssence e anche i News, tutti gli sponsor che magari hanno creduto al progetto e che per primi hanno dato voce a voi portando un piccolo contributo, che è quello che forse siamo chiamati a fare tutti noi in questo momento. La cosa che la mia riflessione personale è che probabilmente quello che stiamo riscoprendo adesso ce lo porteremo sia come esperienza di vita che potremmo raccontare, magari aver veramente vissuto momenti, alcuni di noi veramente tragici, e speriamo non tutti effettivamente, e quelli che in realtà stanno provando a reagire in qualche modo perché avvertono intorno quello che ci sta
ci sta intorno che non è semplice effettivamente. Quindi quel senso di gentilezza e quel senso di bontà che probabilmente stiamo facendo ancora più nostri e che possiamo trasferire una volta che questo scenario, questa emergenza sarà conclusa. Quindi ragazzi, vi ringrazio, vi auguro un super in bocca al lupo. E speriamo, grazie mille a Spark per averci ospitato nella diretta. Grazie mille veramente, grazie. No, grazie a voi, questo è un piccolo momento, però ci tenevo davvero e ci tenevamo a raccontare queste storie, perché è giusto raccontare dei problemi, perché ce ne sono tanti, ma ci sono tante altre soluzioni, tante altre realtà che stanno avendo per trovare delle soluzioni e dovremmo trovarle insieme anche nei prossimi mesi. Quindi voi avete iniziato un mese fa e continuerete o con questo progetto o con tante altre soluzioni. Quindi vi ringrazio e ringraziamo tutti coloro che hanno deciso in questo momento buio di accendere una candela. Ciao ragazzi! Grazie mille. Ciao a tutti. Buona serata, vi aspettiamo.